è tutto automatico, fa tutto lui. All'interno di questa vaschetta c'è dell'acqua, c'è una lampada LED con varie frequenze che può funzionare in automatico, la si può impostare con un range di funzionamento di 16 ore di luce e 8 ore di buio, è il range giusto di funzionamento. L'acqua non è riscaldata, si tiene in cucina, è anche un oggetto d'arredo. Vi mostro qui qualche immagine ufficiale di come dovrebbe venire fuori una volta che ci sono le piantine. Non si usa terriccio o terra dentro, ma bensì si usa vermiculite, è una sostanza completamente naturale, minerale, che ha la proprietà di assorbire l'acqua. Guardate, l'ho presa, mi sono già bagnato le mani perché ce l'ho da un paio di giorni a bagno. Assorbe l'acqua e mantiene le radici delle piantine, ma prima di queste i semi, alla giusta umidità. Quindi non abbiamo neanche il problema del terriccio, se problema lo vogliamo chiamare. Abbiamo un nutrimento fatto apposta per idrocoltura, questo dell'Alba Garden, un prodotto italiano. Costa abbastanza se rapportato al chilo di peso, questo è da 100 mg, l'ho pagato intorno ai 13 euro spedito, non è poco, però su una quantità di un litro e mezzo di acqua così ci va circa un tappino e dura per qualche mese. Allora cominciamo a mettere nell'acqua il nutrimento, aggiungo un po' d'acqua. Se non avete visto l'altro video, sappiate che l'acqua si mette a livello dove ci sono questi segnali bianchi, questi cartellini bianchi, e ha un sensore all'interno. Quando l'acqua finisce, lui comincia a suonare e a far lampeggiare questo LED di rosso. Quindi non ci si può sbagliare. Allora, mi avvicino. Il basilico in realtà ha germinato. Ecco, guardate dentro. Spero di non coprire. Sulla destra, questo, ci sono le foglioline di basilico. Mentre per quanto riguarda il prezzemolo siamo un po' indietro, abbiamo le radichette, però occorre più tempo per farlo germinare. Il lattuga sta venendo fuori, che è uno spettacolo, la rucola anche, la lattuga ce l'abbiamo anche qui, quindi rucola e lattuga stanno venendo fuori veramente molto bene. Lo stato dell'acqua, quei pallini che vedete in fondo e il concime che ho messo all'inizio non si è ancora degradato, non si è sciolto, però come vi dicevo dovrebbe durare dai 3 ai 6 mesi, quindi secondo me lo vedremo ancora per parecchie settimane. Il livello dell'acqua è appena appena sceso, c'è pochissima evaporazione, io da quando ho iniziato non ho ancora aggiunto una goccia d'acqua, a parte all'inizio. 9 di febbraio, la semina del 23 gennaio, e guardate già che comincia a prendere forma, comincia a vedersi il risultato. Allora, abbiamo il rosmarino che è fiorito, dopo mi avvicino ve lo faccio vedere meglio. Poi abbiamo, al basilico ci arriviamo dopo, abbiamo rucola, cicoria, lattuga, qua abbiamo ancora della lattuga, ecco, poi abbiamo due postazioni di prezzemolo. Io avevo il dubbio che avendo acqua stagnante praticamente facesse un po' di odore col tempo, perché questa sono 15 giorni che c'è dentro, non è che si muove, non viene depurata, e invece non emette il minimo odore.